tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi faremo insieme questa pizza margherita in teglia, super leggera perché ha pochissimo lievito e pensate, si prepara in soli 4 ore, quindi non faremo lievitazioni lunghissime, ma vi assicuro una pizza super leggera e digeribile. Allora, vi occorrerà della farina. Io utilizzo la farina Caputo Pizzeria, ma potete utilizzare la farina zero. E insieme vado a metterci anche 100 g di semola rimacinata. Mescolo le due farine insieme e in un'altra ciotola vado a metterci l'acqua, che è 375 g, insieme a 5-6 g di lievito di birra fresco. Faccio sciogliere bene il lievito all'interno dell'acqua, dopodiché vado a metterci la farina poco a poco. Quindi inizio da un paio di cucchiaiate e faccio in modo che la farina assorba bene l'acqua. Quando il composto sarà liscio ed omogeneo, allora vado ad aggiungere il sale. Faccio sciogliere bene il sale e in un secondo momento vado ad aggiungere anche l'olio d'oliva. A questo punto continuiamo ad aggiungere la nostra farina fino a finirla. Otterrete un impasto molto disomogeneo, non vi preoccupate, a questo punto utilizzate le mani e cercate di spingere l'impasto al centro, come se stesse impastando. A questo punto lasciate riposare l'impasto 30 minuti coperto con uno straccio oppure con della pellicola o col coperchio del contenitore e dopo 30 minuti inizieremo a fare un paio di pieghe per rinforzare il nostro impasto, che come vedete è abbastanza appiccicoso. Non vi preoccupate se è appiccicoso, perché poi con le pieghe che inizieremo a fare diventerà un po' più compatto e molto meno appiccicoso. Quindi dopo 30 minuti oleatevi le mani e iniziate a tirare l'impasto in questo modo. Non vi preoccupate se vedete che non si stacca dalla ciotola, è normale. Quindi continuate a tirare dal centro e quando si inizierà a staccare dalle pareti girate la ciotola e continuate a tirare dal centro verso l'alto, poi piegandolo su se stesso. Sono le pieghe che andremo a fare. Queste pieghe le faremo per altre due volte, per un totale di 3 pieghe totali ogni 30 minuti, quindi impiegherete un'ora e mezza per fare le pieghe. Quindi dopo aver fatto queste pieghe chiudete e fate riposare altri 30 minuti e andate avanti così per altre due volte. Dopo un'ora e mezza di pieghe l'impasto risulterà molto più liscio ed omogeneo, come potete vedere dal video. A questo punto facciamo un altro paio di pieghe sul tavolo. Io utilizzo un tagliere oleato, oleate, non mettete farina, mi raccomando, e continuate a fare queste pieghe come le sto facendo vedere nel video. A questo punto tirate l'impasto verso di voi, così da intrappolare più aria possibile all'interno dell'impasto. A questo punto abbiamo finito con le pieghe, lo mettiamo nella ciotola a lievitare 2 ore e mezza nel forno spento con luce accesa. Il nostro impasto, come potete vedere, è ben lievitato. Adesso mettiamo sul piano di lavoro della semola rimacinata e mi raccomando mettetene parecchia perché è abbastanza idratato l'impasto, quindi appiccica ancora un po'. A questo punto io lo divido in due perché con questa ricetta verranno fuori circa 2 teglie, 30x40. E cerco di allargare e di allungare un pochettino l'impasto in base alla teglia che sto utilizzando e vado a schiacciare prima i bordi e poi il centro dell'impasto. Si creeranno le famose bolle d'aria. A questo punto oleate una teglia, togliete la semola in eccesso dall'impasto e la ponete l'impasto nella teglia. Lasciatela ancora lievitare 30 minuti coperto con canovaccio e dopodiché andate a condire la vostra pizza. Io la condisco con un semplice pomodorino, poi ci andrò a mettere in un secondo momento la mozzarella. Vado a cuocere a 250 gradi, forno statico, 10-15 minuti proprio attaccato al fondo, poi al centro per altri 10 minuti con la mozzarella. E la nostra pizza in teglia è pronta. Ragazzi, è buonissima perché è croccante,
A proposito, mi raccomando, appena cotta, toglietela dalla teglia e mettetela su una griglia, così da avere il fondo ancora più croccante, perché non si bagnerà con l'umidità della teglia. E vi dicevo che è croccantissima e poi all'interno è molto molto soffice e ha queste bolle d'aria. Poi è super super leggera, quindi davvero potete mangiarne tantissima che è come se non vi saziasse perché è davvero molto molto leggera. Quindi fatemi sapere se la fate, se vi piace, poi ovviamente aspetto i vostri commenti qui sotto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!